Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? Noi abbiamo rischiato di finire nell'inferno del fuoco atomico. Non si conosceva il pericolo vero qual era. Si sapeva che erano cose di guerra, però... La crisi di Cuba era vera. C'era la vigilia della Terza Guerra Mondiale. La gente era spaventata per quanto riguarda le armi atomiche. Al momento della crisi di Cuba il giocattolo c'era. Una ragione sperduta di un paese lontano diventa la chiave di volta in una delle crisi più difficili del dopoguerra. È il 62 e il mondo è sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. Mosca e Washington si fronteggiano nella crisi di Cuba. Di fronte alla possibilità che il Cremlino installi dei missili atomici sull'isola, il presidente Kennedy minaccia Khrushchev. L'America non resterà a guardare e d'improvviso, mentre la guerra fredda si fa rovente, le colline argillose di Puglia e Basilicata, una terra arida, popolata da pastori e braccianti, diventano il palcoscenico della grande politica internazionale. È il culmine di uno scontro che si combatte senza esclusione di colpi, a cominciare dalla gara per la conquista dello spazio. L'Unione Sovietica ha armi atomiche a partire dal 1949, quando effettua con successo il primo test nucleare, ma non ha mezzi per colpire il territorio degli Stati Uniti. Tutto questo comincia a cambiare quando entrano in scena i primi missili a medio e lungo raggio. E i primi a raggiungere la capacità di dotarsi di un missile balistico intercontinentale, vale a dire di capace di colpire il territorio dell'avversario partendo dal proprio, sono per l'appunto i sovietici. 4 ottobre 1957, una notizia dirompente scuote il mondo. I sovietici hanno lanciato nello spazio lo Sputnik, il primo satellite artificiale. Il messaggio lanciato assieme al missile è evidente. Da questo momento l'Unione Sovietica può colpire gli Stati Uniti e l'Europa dell'Alleanza Atlantica con missili nucleari. Il lancio dello Sputnik nell'ottobre 1957 fu una grande sorpresa per gli USA e per il resto del mondo. Sfortunatamente fu la causa del più pericoloso episodio della storia della Guerra Fredda, perché lo Sputnik diede l'impressione che l'Unione Sovietica stesse conducendo la gara nel campo della tecnologia missilistica. Lì ci fu una crisi drammatica negli Stati Uniti, al momento
quando c'era Sputnik e poi Gagarin, c'è una crisi drammatica. Io ricordo bene quegli anni, un dibattito drammatico negli Stati Uniti sul loro ritardo. Il successo della missione Sputnik convince l'America e tutto l'Occidente che l'Unione Sovietica è all'avanguardia in campo missilistico. E questo significa una cosa soltanto, che da questo momento Mosca può colpire Washington come e quando vuole. Ma significa anche che i paesi alleati dell'Europa occidentale si troverebbero inermi e indifesi di fronte a una possibile invasione. Ci si chiedeva se gli Stati Uniti sarebbero stati in grado o avrebbero avuto voglia di difendere l'Europa rischiando di essere colpiti da una rappresaglia nucleare sovietica sul proprio territorio. È rimasta famosa la battuta del generale De Gaulle che si chiedeva se gli Stati Uniti avrebbero rischiato di vedere incenerita Detroit per difendere Parigi. Gli Stati Uniti cominciarono a pensare all'installazione di missili di media gittata in Europa per rassicurare gli alleati che avrebbero potuto reagire in caso di una guerra contro l'Unione Sovietica. Nel dicembre 1957 gli Stati Uniti convocano una riunione NATO a Parigi per discutere del pericolo sovietico. In quell'occasione il presidente Eisenhower spiega agli europei che gli Stati Uniti sono disposti a schierare in Europa testate nucleari che al momento opportuno saranno abbinate ai missili in caso di guerra atomica. E questa costituisce in un certo senso la risposta prima degli Stati Uniti e poi della NATO al fatto che i sovietici temporaneamente hanno acquisito una superiorità strategica grazie ai loro missili intercontinentali. Si fanno diverse ipotesi su quale nazione europea ospiterà i missili e la Francia, che sembra inizialmente la nazione favorita, perde terreno perché pretende dagli Stati Uniti un controllo totale sulla gestione delle testate atomiche. L'Italia finisce per essere il paese che prende il vantaggio su tutti gli altri perché il presidente del Consiglio Fanfani, nel momento in cui viene nominato nel luglio 1958, chiede e ottiene di essere ricevuto da Eisenhower, si reca a Washington tra la fine di luglio e i primi di agosto del 1958 e afferma esplicitamente, una volta arrivato alla Casa Bianca, che l'Italia è intenzionata ad accettare i missili americani. Fanfani ha raggiunto un preaccordo con gli Stati Uniti, parlando in generale di ubicazione di missili in Italia. Non si conosceva né la natura né la ubicazione. Il governo italiano utilizzò i missili per questioni interne, perché l'Italia aveva all'epoca mire di piccola potenza imperialistica nell'area del bacino mediterraneo. Soprattutto voleva sostituire il ruolo che aveva avuto prima Francia e Inghilterra nei confronti, per esempio, del Medio Oriente. In un mondo lacerato dalla guerra fredda, insomma, un paese relativamente piccolo come l'Italia scopre di avere un ruolo decisivo non solo per la sua posizione geografica e strategica, ma anche per la sua capacità di incidere sulla politica mondiale. A firmare l'accordo con gli Stati Uniti nella primavera del 59 è il governo presieduto da Antonio Segni, ma la paternità di quell'accordo è tutta di Amintore Fanfani, presidente del Consiglio e ministro degli esteri fino al febbraio del 59. È stato lui a strappare le testate atomiche americane ai rivali europei. E ora però si tratta di decidere dove collocare questi missili. Il problema era individuare un territorio relativamente spopolato, proprio perché il governo italiano aveva chiaramente indicato la sua volontà di non dare troppo nell'occhio quando i missili sarebbero arrivati. La scelta della zona dove mettere le nuove armi cadde poi sulla regione della Murgia, a cavallo tra la Puglia e la Basilicata.
La Murgia, alla soglia degli anni 60, è una delle regioni più povere d'Italia. Campagne arretrate in cui manca l'acqua e la pellagra è un flagello tangibile. Una sorta di sud del sud. Un mondo rurale che nelle Murge precipitava in questa dimensione metafisica di un paesaggio brullo e petroso, di un paesaggio arcaico, una grandissima povertà, una sorta di preistoria. Io ricordo le Murge come un luogo straordinario, di paesaggio, di paesaggio fisico e paesaggio umano. Gente dignitosissima, povera, ma con dei principi, dei valori molto forti, molto forti. Noi eravamo 10 figli. Una casa che si scendevano 10 gradini. Ma eravamo orgogliosi. Per cui in questi paesi si poteva notare ancora una condizione di vita che era quella degli anni della guerra e degli anni del fascismo. Il boom economico non era ancora arrivato da queste parti. Faticosa. La vita in campagna era faticosa da tutti i punti di vista. La gente viveva di... così, di lumache, di funghi, di verdure selvatiche, la grande maggioranza dei braccianti, soprattutto dei quartieri bassi, che alle mie spalle vivevano senza nessuna prospettiva. È surreale immaginare e cercare di capire come nelle Puglie del 1960-61, in una delle regioni più povere d'Italia, vengono schierati missili che rappresentano la punta di diamante della tecnologia militare dell'epoca. In Puglia e Basilicata saranno dislocati i missili Jupiter, un'arma a medio raggio prodotta dalla Chrysler. Nella base missilistica di Cape Canaveral, in Florida, Werner von Braun, lo scienziato tedesco approdato in America alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e il suo team stanno già effettuando le prove di lancio. I militari italiani furono inviati a seguire dei corsi di addestramento negli Stati Uniti, a Redstone in Alabama e a Lackland nel Texas. Eravamo tutti alle primissime armi in aeronautica, eravamo tutti appena usciti dai corsi di formazione, quando siamo stati interpellati se volevamo partecipare a questo corso di qualificazione negli Stati Uniti. I missili sarebbero stati dati in gestione a un reparto creato per l'occasione dall'Aeronautica Militare Italiana, la 36esima Aerobrigata di Interdizione Strategica, il cui simbolo è la cicogna che reca nel becco non il cestino con i bambini, ma l'atomo di Bohr, a voler significare la natura nucleare del nuovo reparto. Era il periodo dell'American Dream, quindi qui partiva la gente per andare in America per trovare sfocio. E tutto sommato l'impressione prima della partenza era tale di dire: vabbè, vado a vedere che cos'è questa America. E poi, una volta che ebbero acquisita la necessaria esperienza, i militari italiani cominciarono anche a effettuare dei veri e propri lanci di addestramento. Era previsto che i singoli equipaggi partecipassero ad una prova di lancio reale presso il poligono Cape Canaveral. Nella circostanza abbiamo avuto la possibilità di avere conferma della efficacia del sistema.
Sotto rigoroso segreto militare, sono dislocati nelle Murge i missili atomici Jupiter, 100 volte più potenti della bomba di Hiroshima, con una gettata di 2500 km e capaci di colpire Mosca o Leningrado. La prima base operativa nell'aprile del 1960 è quella di Gioia del Colle. Nei mesi successivi sono installate le basi a Acquaviva delle Fonti, Altamura, Gravina, Irsina, La Terza, Matera, Mottola, Spinazzola. Rientrati in Italia, immediatamente siamo stati destinati a Gioia del Colle. Arrivai la mattina, se non vado errato, intorno alle 5:30, alle 6. Praticamente dico, vabbè, mo prendo un taxi. Esco di fuori, c'era giusto uno lì alla stazione, chiedo un taxi, questo mi guarda come se fossi venuto, non si sa, da che, se da Marte, da un posto del genere. Cioè, guardi, qui taxi non ci stanno. Dice, la base quant'è? Dice, guardi, a piedi è vicino, dice, saranno 3 chilometri, una cosa del genere. Solamente che io avevo la borsa che mi dovevo portare. Fui fortunata, a un certo punto passa un carretto che andava al mercato e il signore mi fa, guardi, questo va verso quelle parti lì. E mi sembra il poverello d'Assisi seduto sopra sta carretta di dietro, caricando tutte queste valigie, ringraziando Dio che avessi trovato pure il sistema che mi portava là dentro. Con l'installazione dei missili in Puglia e Basilicata, il rapporto di forza tra America e Russia viene riequilibrato, ma è un equilibrio basato sul terrore. Da questo momento, infatti, il mondo intero vive nell'incubo di un conflitto atomico. Un conflitto atomico globale, e il principale obiettivo delle postazioni nucleari sovietiche non è più Londra o Parigi, ma le Murge. I primi ad essere colpiti dai missili russi saremmo stati noi se fosse scoppiata una terza guerra mondiale. Noi ci impressionammo per il primo momento, dice, cosa succede qua? Se succede qualcosa, danno fuori. Paura, guarda, c'era sempre, perché c'era sempre questa cosa tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America. Paura ce n'era, perché i missili, diciamo, c'era una paura. Fu in quei giorni che Fanfani andò a Mosca per incontrare Khrushchev. Era chiaramente preoccupato che l'Italia potesse diventare un campo di battaglia. E Khrushchev giocò con questa sua paura. Chiese a Fanfani, si sa che agli italiani piacciono le arance. Sì, rispose Fanfani, amano le arance. Ma dove stanno i vostri missili? È vero che sono posizionati in Puglia proprio dove crescono le arance? Sì, rispose Fanfani. Allora Khrushchev disse, bene, anche a noi piacciono le arance, ma dovremmo distruggere le coltivazioni di arance nel caso in cui dovessimo intraprendere nuove azioni contro gli Stati Uniti. Nella primavera del 1961, a 3 mesi dalla sua elezione a presidente, Kennedy autorizza l'operazione della Baia dei Porci. Un gruppo di esuli cubani addestrati dalla CIA dovrà sbarcare sull'isola per tentare di rovesciare il regime comunista di Fidel Castro. Ma il piano, che ovviamente dovrebbe essere segreto, segretissimo, è sulla bocca di tutti. E il 13 aprile del 61 è addirittura Radio Mosca ad annunciarlo in una trasmissione in lingua inglese. 4 giorni dopo la situazione precipita. Lo sbarco infatti si rivela un clamoroso fallimento. Ad attendere gli anticastristi ci sono i soldati cubani, mentre gli aerei da caccia dell'Havana affondano le navi appoggio. Ma il 18 aprile, da Mosca, Khrushchev minaccia l'intervento militare nelle Murge. Le basi italiane a questo punto si preparano a lanciare i loro missili in caso di attacco sovietico.
La procedura di lancio prevedeva che per attivare un missile venissero inserite due chiavi, una controllata da un ufficiale italiano ed una controllata da un ufficiale americano, i cosiddetti Launch Authentication Officers, che giravano per la base con la chiave appesa al collo. E il povero ufficiale di servizio girava eternamente con la chiavetta, no? Allora in teoria avrebbe dovuto essere sempre sul carro, 24 ore su 24. Allora un colonnello americano in ispezione, visto e considerato che io gli facevo da guida e lo portavo in giro, dice: tenente, e se da Gioia Colle adesso alla control room le dà ordine di lancio, lei è distante, come fa? Corro sul carro. Dice: e se cade? Un giovane ufficiale italiano, correndo non cadrà mai, gli ho risposto io. Il colonnello americano ha beccato e zitto e non mi ha fatto più nessuna domanda impertinente. Anzi, al rientro in sede mi ha fatto un elogio. I missili Jupiter di cui era dotata la brigata erano sempre pronti per partire in 15 minuti. Quindi lo scopo principale che noi avevamo era solamente uno. I missili dovevano essere prima possibile ready to fire. Questo è quello che mi ricordo come imprimato, punto e basta. Le altre considerazioni, era rimorchiato tonto, sennato, che hai visto, che firma è uscita a Bari. Il cono del missile, la parte finale, quella che conteneva la bomba, era ovviamente una bomba nucleare. L'ipoteca nucleare, l'incubo dell'atomica, erano lo scenario in cui si svolgevano anche le nostre piccole vite, ma questa vicinanza a una base e ai missili non era assolutamente mai entrata dentro il tinello domestico, dentro casa mia. Ma non capivamo neanche ciò che erano i missili, non capivamo, perché allora televisione non c'era, non c'erano giornali tanto diffusi. Era così, una cosa non capita bene, capito? Dire che sono sorti come funghi forse rende l'idea, perché il missile è quello che è stato installato in posizione retta all'ultimo momento. E lui fatica e suda, laggiù nelle Puglie, sotto il sole. Dalla terra però spuntano vicino all'orto, lontani e immobili, i missili. Io zappo e lui sta lì, mi guarda. Ma che vuole da me quel coso bianco? Io penso che per un bracciante povero della nostra terra vedere per la prima volta una rampa missilistica dovesse rappresentare un fatto incredibile, osservare frammenti di un mondo alieno. Ora, che cosa la gente pensava? I nostri pastori e contadini che vivevano a stretto contatto con i missili, perché le pecore potevano arrivare vicinissimo alle basi. Tant'è che le basi furono costruite nei punti più alti del territorio d'Alta Murgia e avevano una visione a 360 gradi e quindi si vedevano un po' dappertutto. Che poi noi l'avevamo a un tiro di scoppetto, era a 15-20 chilometri erano. Contrastare questa presenza bisognava averne consapevolezza. Non è che noi avevamo un proletariato
che inneggiava all'Unione Sovietica e contro i missili. Il proletariato si muoveva per avere la giornata. Però non si capisce come mai, per la forza e il prestigio che avesse il Partito Comunista all'epoca, ecco, non si sapesse, almeno per via traverse, quello che stava succedendo in Puglia. Non lo sapeva neanche il regionale, non lo sapeva anche la direzione nazionale, la segreteria del partito. Cosa faceva il comunista rispetto alla nazione? Niente. C'era una certa mancanza di sensibilità da parte del Partito Comunista sui temi del disarmo, a meno che questi non venissero sollecitati da delle direttive specifiche da parte dell'Unione Sovietica. E quindi in realtà la vera domanda da porsi è perché l'Unione Sovietica non impose al Partito Comunista di mobilitarsi più decisamente per contrastare lo schieramento di questi missili. Ci fu da parte dei partiti comunisti, anche di quello italiano, così come degli altri partiti comunisti in Europa, come dire, una sorta di appeasement, di silenzio, perché se si abbandonano gli aspetti più crudi della corsa al riarmo e della guerra fredda, si arriva a una normalizzazione nella quale i sovietici hanno le loro armi nucleari, gli americani hanno le loro, ebbene questa è la migliore garanzia che ci sia la pace. Quindi però questo comportava che nessuno disturbasse l'altro blocco. Onorevole Moro, il Messaggero di Roma ha pubblicato in questi giorni una serie di servizi per confermare che esistono sul territorio italiano basi di missili atomici americani e depositi atomici americani. Il giornale avverte che in caso di guerra queste zone sarebbero tra i primissimi obiettivi di una rappresaglia atomica sovietica e calcola che ciò costerebbe sicuramente al paese 2 milioni di morti nei primissimi minuti e fino a 10 milioni di morti, cioè un quinto dell'intera popolazione italiana, nelle prime due settimane. Ora appunto io le chiedo se la ragionevolezza e la prudenza non esigano prima di tutto l'allontanamento di queste basi atomiche dal territorio nazionale. Ma credo che la cosa abbia avuto già una trattazione a suo tempo in sede parlamentare, se non ricordo male, perché si ritenne responsabilmente che alla difesa generale del mondo libero fosse necessario questo apporto che certamente schiera l'Italia tra i paesi più esposti e più partecipi, vero, della difesa del mondo libero. Il problema è di uno sforzo comune per combattere la guerra, soprattutto in questa sua mostruosa, speriamo sempre resti soltanto teorica, manifestazione che è la guerra atomica. Il Moro, che allora era il segretario della Democrazia Cristiana, era convinto fautore di una convivenza pacifica, se non proprio di una pace completa, insomma, ecco. L'Italia era la frontiera della guerra fredda, continuamente col pericolo che la democrazia italiana venisse messa in discussione da questo. E invece con una classe dirigente che, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, compresi, parlo anche dei democristiani, ha gestito questa cosa, che è stata una cosa molto difficile. La guerra fredda non era uno scherzo. Fu una lotta agguerrita fra i due imperialismi, la Russia e l'America. Data la pericolosità dei missili e l'inconsistenza anche dei sistemi di sicurezza, la guerra poteva scoppiare per un non nulla. Poteva scoppiare anche un caso senza l'evento bellico, che poteva mettere in ginocchio un'intera regione, un intero mezzogiorno. Poteva succedere che pure un fulmine, che se cadeva, poteva creare dei guai, però abbiamo saputo dopo, non quando stavano lì.
Se la disfatta della Baia dei Porci si conclude con la ritirata e per fortuna senza una ritorsione atomica da parte sovietica, a mettere in pericolo questa fragilissima pace nucleare sono anche gli stessi paesi comunisti. Nel febbraio del 62 un pilota militare del blocco di Varsavia si schianta con il suo MiG-17 a poche centinaia di metri dalla base di Acquaviva delle Fonti. Nell'inverno del 62, ritengo, o ricordo, in febbraio, io tornavo da Palo del Colle. Un operaio, un bracciante che io conoscevo, stava in mezzo alla strada, gesticolava con le mani. Fermo, 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 ragioniere, è caduto un aereo, è caduto un apparecchio, il pilota, non sappiamo se è morto o sta ferito. Notai subito che l'aereo era un monoposto e stava di muso in questa massa di pietra. Lo prendiamo, lo adagiamo sul sedile posteriore della mia auto. Arrivato all'ospedale, la gente e gli infermieri curiosavano e mi metto a gridare: per favore, una barella, c'è un morto dentro la mia auto! L'ufficiale di servizio era il mio collega Gastone Bargi, il quale mi ha raccontato di avere immediatamente avvertito la sala operativa di Gioia del Colle dell'accaduto e di essersi fatto autorizzare ad inviare nella zona di una compagine di militari. Avendo visto un monoposto, pensai che fosse qualche industriale greco che fosse venuto per trattative alla Fiera del Levante, per cui avevo già malignato, avevo pensato, avendolo salvato, potremo trascorrere una settimana in Grecia. Un nostro giovane specialista ha immediatamente riconosciuto la coccarda del velivolo, appartenente all'aeronautica militare bulgara. Non appena Gastone Bargi ha comunicato alla control room di Gioia del Colle la cosa, è scoppiata la grana. Mi sono recato alla stazione dei carabinieri, mi fa sedere, lei ha trasportato quel pilota? Sì. E dice, quello era una spia russa. Allora, una spia russa. Il pilota Milius Solakov ha violato lo spazio aereo italiano con un velivolo che monta una sofisticata apparecchiatura fotografica, ma prima di atterrare è riuscito a bruciare la pellicola. È preso in consegna dai servizi segreti e incriminato con la grave accusa di spionaggio militare. Questo è Milius Solakov, è il 23enne pilota bulgaro caduto con il suo MiG-17 nei pressi della base missilistica di Acquaviva, nelle Puglie. Per quell'imprevisto sconcertante atterraggio ha fatto 12 mesi di prigione a Bari. Ora la magistratura ha accertato che Solakov non era venuto a spiare, ma aveva soltanto smarrito la rotta avversato da un imprevisto temporale. Solakov si è fatto amici in Italia. Ha detto che tornerà come turista, naturalmente senza macchina fotografica. La guerra fredda, del resto, è anche una guerra di spie, agenti segreti che tentano di rubare i segreti del campo avversario, traditori che fanno il doppio gioco e vendono la sicurezza del proprio paese, diavolerie elettroniche sempre più sofisticate per fotografare, registrare, intercettare. Nell'ottobre del 62 alcuni aerei spie americani scoprono che l'Unione Sovietica sta installando dei missili nucleari nell'isola di Cuba. Io in quei giorni mi trovai casualmente negli Stati Uniti al Dipartimento di Stato. Fummo ammessi in una sala evidentemente di visioni cinematografiche. Venne un diplomatico e ci disse: queste immagini che vedrete sono state riprese da satelliti spia, insomma, comunque, e da aerei spia.
Here, for example, reconnaissance photographs made with high-powered cameras from planes flying several miles from the Cuban coast. These cameras are described as capable of spotting a golf ball on a putting green from 40,000 feet. Cominciò la proiezione del film che faceva vedere appunto come da delle grandi casse uscivano dei missili che poi venivano montati in un paesaggio che si vedeva da alcuni riferimenti era l'isola di Cuba. Cuba became the focus of world attention. È l'inizio della crisi di Cuba. Il 19 ottobre, cinque postazioni nucleari installate sull'isola sono pronte a colpire gli Stati Uniti e altre 40 sono in costruzione. I missili schierati a pochi chilometri dalla costa americana sono la risposta sovietica alle basi atomiche schierate nel sud Italia. La crisi di Cuba fu una provocazione molto più sfrontata di quella che i giapponesi fecero agli americani a Pearl Harbor, andare a mettere dei missili proprio davanti alle coste degli Stati Uniti, insomma, missili con testata atomica naturalmente, voleva dire proprio cercare la terza guerra mondiale ad armi atomiche purtroppo. Sia il presidente Kennedy che suo fratello Robert erano estremamente nervosi durante la crisi, perché non potevano controllare tutto, non potevano controllare ogni nave, ogni pilota, ogni militare, e c'erano così tanti armamenti atomici pronti ad entrare in azione. Non ricordo la citazione esatta, ma Kennedy ad un certo punto disse: basta un solo figlio di puttana che faccia qualcosa di sbagliato e siamo in guerra. Sì, avremmo potuto trovarci improvvisamente in guerra, con tutte le conseguenze del caso. Il presidente Kennedy decide all'alba del 16 ottobre del 1962 di allestire un comitato di esperti, l'Executive Committee del National Security Council, o EXCOM, come verrà poi chiamato, per discutere la gestione della crisi. E fin dalle primissime riunioni di questo organismo super segreto, le basi italiane giocano un ruolo di primo piano, o come un possibile oggetto di scambio per ottenere la rimozione di quelle sovietiche da Cuba, o come un possibile bersaglio. Fanfani e poche altre persone nel governo italiano sapevano quanto fosse pericoloso tenere quei missili nel sud dell'Italia. Erano spaventati, così preferivano tenere la gente totalmente all'oscuro. Che non se ci manca, con chi doveva fare guerra che poi non l'ha fatto più. Non ci siamo interessati tanto di politica, di partito, pensavamo al lavoro. Della crisi di Cuba, le popolazioni apprendevano dal giornale, dall'Unità, dagli altri giornali, che c'era una crisi internazionale. Ma certamente nessuno collegava la questione di Cuba alla questione nostra, perché la questione locale o della zona della Murcia non si conosceva. Il 22 ottobre, in un discorso televisivo, Kennedy conferma la presenza dei missili a Cuba e annuncia che l'isola sarà messa in quarantena. Il presidente americano evita volutamente di usare l'espressione blocco navale, poiché avrebbe significato un'esplicita dichiarazione di guerra. I have directed that the following initial steps be taken immediately: to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Quando
ci fu il blocco e adesso che succede se le navi avanzano, e si seguiva ora per ora perché le navi sovietiche cercarono di forzare il blocco, quindi si stette lì col terrore di cosa sarebbe accaduto, mano a mano che avanzavano si seguiva alla radio le notizie di ora in ora, furono alcuni giorni proprio in cui ci fu una grande paura. Mentre il presidente parlava ai cittadini americani e ad altri milioni di persone sparse in tutto l'emisfero occidentale, il blocco intorno a Cuba era stato già stretto dalla flotta americana. Ma non solo la marina è in azione. Le squadre addette alle rampe missilistiche sono in stato d'allarme. Le parole del presidente possono significare l'inizio della Terza Guerra Mondiale. I telegiornali ci tenevano informati degli sviluppi della crisi e ci facevano pensare che forse da un momento all'altro veramente avremmo dovuto provare a girare quelle chiavette se fossimo arrivati alle estreme conseguenze. Se effettivamente, no, Ready to Fire avessi fatto effettivamente l'inserimento della chiave e qualche l'altro secondo, sequenza, finita la sequenza, avesse inserito la sua, di questo discorso qui poteva partire quest'arma. Ma in quel caso lì, io ero quasi sicuro che forse contemporaneamente ne arrivava un'altra da questa parte qua. Quindi per me quello era il discorso di dire no, metto la testa sotto la ghigliottina. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Dopo il discorso di Kennedy, Papa Giovanni XXIII fece un appello a tutti i capi di Stato perché si impegnassero per impedire una terza guerra mondiale. Questo era il succo dell'appello del Papa. Fanfani si attiva a 360 gradi per cercare di innescare dei meccanismi negoziali che consentano di disinnescare la crisi e di diminuirne la pericolosità. Il Presidente del Consiglio italiano si rende conto che avere basi nucleari sul proprio territorio fa dell'Italia un potenziale bersaglio qualora la crisi degenerasse in una guerra nucleare. Fanfani rispose subito con una lettera in cui faceva una proposta. La proposta italiana era che gli Stati Uniti si impegnavano a ritirare dalla Puglia i missili con testata atomica, l'Unione Sovietica smantellava le postazioni missilistiche che a Cuba l'Unione Sovietica aveva messo contro gli Stati Uniti. Se il presidente Kennedy avesse accettato questa proposta, probabilmente c'era la possibilità di evitare appunto il peggio. Facemmo un consiglio comunale appositamente per quanto riguarda Cuba. Battaglie, finimmo quasi a luna la sera per trovare un accordo per un ordine del giorno che dovevamo trasmettere alle grandi potenze, al governo italiano. Era scritto che praticamente volevamo la libertà, abbandono le armi nucleari, missili e così via. Questo era il nocciolo della questione. La preoccupazione in generale per una guerra nucleare mondiale. La sinistra si preoccupa di difendere la libertà di Cuba, ma dei rischi corsi all'Italia non si parla, né da destra né da sinistra. Ancora una volta, insomma, l'Italia si trova al tavolo dei protagonisti della politica mondiale, ma quella di Cuba è una crisi drammatica. Dal 1945 il mondo non è mai stato così vicino a una nuova guerra mondiale. Mentre fervono le trattative tra Mosca e Washington, il 27 ottobre la crisi raggiunge il suo apice. A Cuba viene abbattuto un aereo militare americano e le navi sovietiche sono ormai a poche miglia
dalla zona di quarantena. Le basi americane, ma anche quelle di tutti i paesi occidentali, comprese le Murge, sono ormai in stato di massima allerta e venerdì 26 ottobre del 62 a Washington tocca ancora a un italiano, all'allora direttore generale della RAI, Ettore Bernabei, di essere testimone del momento decisivo della crisi. Venerdì di quella settimana cruciale, un diplomatico mi disse: senta, domani noi andremo insieme alla Casa Bianca perché il professor Arthur Schlesinger, che era l'assistente per la sicurezza del presidente Kennedy, avrebbe piacere di incontrarla. Io ero segretario della Federazione dei Giovani Comunisti Italiani. Pensai di organizzare, come contributo nostro alla pace, una grande manifestazione in cui esprimere la nostra volontà di pace e imporre questa volontà sia ai russi che agli americani. E allora il 28 ottobre a Matera abbiamo concentrato oltre 15.000 persone da tutta l'area della Murgia. Fra gli altri c'erano anche i delegati cubani che hanno preso la parola nel corso della manifestazione. Ed è stato un momento molto intenso perché sapevamo di avere di fronte i protagonisti di questa crisi, proprio i cubani. Fu una notte interminabile. Ora può andare in un modo o nell'altro, aveva detto il presidente quella sera. Furono ore in cui sembrava che la pace fosse legata ad una speranza sottile ed esile. Gli americani avevano accettato una proposta di pace che non era mai stata davvero avanzata in forma ufficiale. Il nostro era un messaggio, scriverà Schlesinger, partito nelle tenebre verso l'ignoto. Se la risposta di Khrushchev non fosse giunta entro poche ore, il comitato esecutivo, che doveva riunirsi l'indomani, avrebbe preso una terribile decisione. Andammo alla Casa Bianca sabato mattina e entrammo in una stanza che era dietro la sala ovale, quella appunto dove era riunito il Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti. Dopo un po', da quella porta venne il professor Arthur Schlesinger e disse subito: può dire al presidente Fanfani che la sua proposta è stata accolta da noi e anche dall'altra parte. Quando la crisi sembrava aver raggiunto il suo punto più alto, Radio Mosca trasmise un messaggio del premier sovietico. La Russia accettava di smantellare i missili cubani, di riportarli indietro. La sfida era finita. Dopo un'ora o due da quel discorso, le agenzie dettero la notizia che le navi sovietiche avevano invertito la rotta e tornavano da dove erano partite. Khrushchev capitulated and the world relaxed. This film showed the Soviet missiles and planes returning to their point of origin. Gli accordi diretti USA-URSS hanno incluso anche i nostri missili, anche se ufficialmente dei nostri missili non si è parlato, ma negli accordi segreti era stato anche previsto lo smantellamento delle basi missilistiche della NATO del sud Italia e in Turchia e dello schieramento del patto di Varsavia in Polonia. Dalla risoluzione della crisi di Cuba venne anche la necessità di smantellare i missili anche dal nostro territorio. Come non male, fummo contenti che dicevano i missili sono giunti, che poi non si fece più la guerra, che così, poi non lo so la storia, qual è, a che servivano questi missili.